Buongiorno a tutti, eccoci arrivati al mercoledì santo e continuiamo nel dare spazio all'ascolto e alla meditazione della parola di Dio odierna. La scrittura oggi ci presenta una sorta di raccoglitore di contrasti, anche violenti. Nella prima lettura, che è tratta dal libro del profeta Isaia, ci viene presentata una figura misteriosa, che è quella del servo di Dio, che simbolicamente e profeticamente rappresenterà poi Gesù, lo si può cogliere dal suo abbandono alla volontà di Dio. Questo è fortemente minacciato, è in preda a tormenti, a umiliazioni. Che cosa fa? Dice: "Non mi sono tirato indietro, non ho opposto resistenza." Perché fa questo? Perché sa di essere con Dio. E sapendo di essere con Dio, dice: "Io non resto confuso." Che è un'indicazione bellissima. Perché? Perché il sapere di non essere confusi di fronte al male, è già un gran regalo. È già un gran regalo. Quante volte ci capita di fronte al male di essere confusi? Senza pensare a un male grande, come può essere un dolore di un lutto, della morte di qualcuno che abbiamo amato, ma anche semplicemente quando ci arrabbiamo, quando siamo infastiditi. Quante volte capita che arriviamo a fare, a dire o a scrivere cose delle quali poi ci pentiamo? Perché? Perché siamo entrati purtroppo nella spirale negativa del male, che ci ha confuso. È il suo terreno. Lì bisogna stare molto attenti. È una prima indicazione importante questa, per oggi potrebbe essere già un sentiero da percorrere, quello di fare attenzione a non farci ingannare, confondere dal male. Per far questo, cosa occorre? Occorre sapere di avere Dio accanto. E poi vi è un secondo contrasto che è raccontato nella pagina evangelica, siamo al capitolo 26 di San Matteo, che vi invito a leggere. Per alcuni giorni ruoteremo attorno alla descrizione dell'ultima cena. Cosa abbiamo qua? Da un lato vi è Giuda, il quale sta preparando il tradimento di Gesù e arriva a fissare con i capi dei sacerdoti le 30 monete d'argento per venderlo. Dall'altro lato invece abbiamo Gesù che dà indicazioni ai suoi discepoli affinché vadano in città a preparare l'ambiente, la stanza che poi diventerà quella per l'ultima cena. Da un lato Giuda che tradisce Gesù, dall'altro Gesù che si sta preparando per offrire se stesso. È un bel contrasto, è un forte contrasto. E questo contrasto cosa ci porterà? Anzi, a cosa porterà? Porterà Gesù a capovolgere la situazione. Detto in altre parole, Giuda, tu mi vuoi vendere? Ma no, ci penso io a offrire me stesso. Giuda vuole vendere Gesù. Lui dice: "No, mi offro io." E come il servo di Dio di prima ci fa capire che la violenza non deve essere alimentata da altra violenza. Così facendo, il suo gesto diventa un gesto fecondo di vita. Sappiamo benissimo, perché noi veniamo dopo, che il gesto sommo di Gesù nell'offrire se stesso quando andrà sulla croce diventerà il seme della vita. Diventerà l'opportunità per portare vita di fronte a ogni forma di morte. Quindi abbiamo due indicazioni belle per il lavoro di questa giornata, per la nostra riflessione. Da un lato, quello di sapere di avere Dio accanto, è la prima consapevolezza, che ci porta a non lasciarci confondere dal male. Perché? Perché se non ci lasciamo confondere dal male, sapendo di avere Dio accanto, allora siamo disposti a non far parte di quella spirale di violenza. Buona giornata.